Oggi, cari amici, parliamo del prosciutto di Norcia. In Italia sono famosissimi il prosciutto di Parma, quello di San Daniele. Sono famosi perché sono lavorati in morbidezza e in dolcezza, con meno del 4% di sale. Il prosciutto di Norcia è quello che in Italia si chiama il prosciutto di montagna. È un prosciutto antichissimo. La parola che si usa in Italia per indicare la persona che lavora i prosciutti, i salami e in generale la carne di maiale è norcino. Come dire, chi lavora i prosciutti in Italia è uno che viene da Norcia. Quindi è un prosciutto che ha una grandissima nobiltà. Ha dei natali nobili, viene dal posto in cui per primi e con più frequenza e con più notorietà si sono sviluppati questi mestieri intorno alla carne di maiale. È un prosciutto che viene lavorato, come tutti i prosciutti di montagna, con maggior tenore di sale e una certa rigidezza della carne. Non viene lavorato in morbido, viene affinato al vento, si secca, il sale con cui viene salato è maggiore di quello con cui viene lavorato Norcia a San Daniele, ma è un prosciutto estremamente gustoso. È un prosciutto, in questo caso specifico, quello dell'azienda da cui noi ci serviamo, è un prosciutto estremamente ben fatto. Perché? Perché la carne è scelta con grande attenzione all'allevamento, quindi sono maiali meravigliosi, sono cosce tornite, infiltrate di grasso, molto succulente, che vengono poi salate con grande maestria e stagionate con grandissima capacità. Vi dico solo questa cosa: quando c'è stato il terremoto in Italia qualche anno fa, lo stabilimento di questa famiglia è stato completamente distrutto e loro si sono trasferiti a fare i loro prosciutti a Parma, in pianura, dove un posto in cui sono famosi per fare prosciutti completamente diversi, e sono stati così bravi da farli uguali, identici, anche a 600 km di distanza, a casa di un altro, con gli spazi prestati. Sono davvero dei professionisti e questo prosciutto è un tributo alla loro capacità.